conoscete molto bene perché questo lo si narra ai bambini, o almeno così è stato fatto con me. È il famoso episodio del sogno di Nabucodonosor, che vede una statua con la testa d'oro, poi alcune parti in argento, altre in bronzo, e poi i piedi, gambe e piedi in ferro e i piedi metà ferro e metà argilla. Poi cade giù questo sasso che fa cadere, frantumare la statua e poi questo sasso, boh, si vede che avrà preso degli steroidi, non lo so, si gonfia e diventa immenso e occupa tutto il territorio. Questo è il sogno. Naturalmente Nabucodonosor si rifà ai maghi, caldei, li vedremo, insomma, tutta questa gente che dice di essere capace di interpretare i sogni e dice: voglio misurare la vostra capacità, voglio la spiegazione del sogno. E costoro dicono: raccontacelo. La risposta è: non ve lo racconto perché voglio misurare la vostra capacità di conoscere. Quindi voi mi dovete dire che sogno io ho fatto. Se fate questo, io credo a ciò che voi mi direte come spiegazione del sogno. Questa gente qua ovviamente non può riuscire a inventarsi un sogno, perché se c'è qualche cosa di strano è proprio il sogno, che non segue nessuna logica. Nabucodonosor intende metterli a morte. Vengono salvati da questo Daniele, che ricordiamoci era un membro di corte, un personaggio di corte di Nabucodonosor. Costui dice: guarda che nessun uomo può interpretare un sogno, quindi gli psicologi li mettiamo da parte, gli psicoterapeuti, gli psicanalisti li mettiamo da parte, le zingare che leggono la mano le mettiamo da parte, compagnia bella, perché questo testo è di una polemicità tremenda nei confronti di questi personaggi che abbondano oggi e abbondavano anche in quel tempo. Daniele si rivolge a Dio e chiede a Dio di poter essere illuminato, di capire, di sapere. Dio glielo rivela, Daniele va dal re, sospendono l'esecuzione a morte che stavano compiendo nei confronti di questi poveri disgraziati, narra il sogno, poi ne dà la spiegazione. E alla fine Nabucodonosor, vinto da questo stupendo fatto, che un uomo gli riveli il sogno che lui ha fatto e anche glielo spieghi, fa la confessione di fede nei confronti di Dio. Fine di Beautiful. D'accordo? Questo è il racconto. Però a me interessava dirvelo per sapere in quale ambito ci muoviamo. Ma teniamo presente questo dato. Noi abbiamo a che fare con un testo. E dobbiamo leggere il testo. Non dobbiamo rimanere affascinati solo e unicamente dall'avvenimento che il testo narra. Perché il testo poteva narrare l'avvenimento anche in un altro modo. Se noi dovessimo narrare l'Esodo, dovremmo passare in rassegna, anzi, dalla parte vostra, dovremmo passare in rassegna i 40 anni che Israele ha fatto nel deserto. Allora, i primi 10 anni sono successe queste cose, nei secondi 10 anni sono successe queste altre, nella terza decade è successo quest'altro, nella quarta è successo quest'altro ancora. Se voi leggete il Deuteronomio rappresenta l'ultimo giorno di Mosè. Sono passati 40 anni nel deserto, siamo alla fine, siamo ormai nelle steppe di Moab. È come se fossimo a Tarvisio, subito di là del confine, stiamo per entrare in Italia, ormai sono pochi
poche decine di passi per entrare nella terra promessa. Però Mosè muore. Prima di morire, il giorno prima di morire, lui riassume l'Esodo. Solo che per spiegare i 40 anni adopera mezzo capitolo. Ma per spiegare quell'ultimo giorno ne adopera 32. Capite? Il tempo narrato è 40 anni più un giorno. Ma il tempo narrante è mezzo capitolo per 40 anni, 32 capitoli per l'ultimo giorno. Qual è la cosa più importante per l'autore di quel libro? L'ultimo giorno. Per cui il vero significato dell'Esodo non è l'itinerario di 40 anni, ma tu lo cogli nell'ultimo giorno. Quindi la narrazione è importantissima, proprio per evitare a noi di giudicare i fatti secondo la nostra prospettiva. Ricordatevi che non sono i fatti ispirati, ma è il testo che è ispirato. Ecco perché narrare il fatto è relativo. Bisogna vedere come è stato scritto. Questo è un dato estremamente importante per non ridurre la Bibbia a favola. Il testo biblico ha la sua importanza anche nella sua forma, perché la forma l'ha scelta l'uomo, è frutto di cultura, ma è stata scelta in funzione di ciò che si voleva trasmettere. Ora, ciò che si vuole trasmettere non è il fatto nudo e crudo, perché nessuno trasmette il fatto nudo e crudo, ma è la valutazione del fatto che viene trasmessa. Allora, narrando il fatto, io do la valutazione. Qui noi tocchiamo il cuore dell'ispirazione biblica. Vediamo se riesco ad essere un pizzichino più chiaro. Poi casomai mi tirate qualche patata marcia, ma queste cose bisogna spiegarle. Voi siete agenti di polizia. È avvenuto uno scontro. Siamo a Casarsa. C'è una macchina che mi arriva da Udine, che è rossa, e c'è una macchina che arriva da Pordenone, che è bianca. Spaff. Voi dovete narrare nel verbale l'incidente. Come lo narrate? Voi dite nella maniera più oggettiva possibile. L'oggettivo non esiste in narrazione. Perché la narrazione presenta sempre una cosa alla volta. Nella realtà le cose avvengono contemporaneamente. Le macchine contemporaneamente scendono. Guarda caso si trovano sul ponte del Tagliamento. Fanno lo scontro, ma è tutto contemporaneo. Quando narrate, invece, voi dovete dire la macchina rossa proveniva da Udine, quella bianca proveniva da Pordenone. Ma scusa, perché dai questo ordine? Ma potrei darlo contrario e dire la macchina bianca proveniva da Pordenone e la macchina rossa proveniva da Udine. Sì, ma devi fare una scelta. Non puoi scrivere su due righe la macchina rossa e la macchina bianca proveniva da Udine e da Pordenone, perché nella narrazione c'è una linearità discorsiva e quindi tu fai una scelta e la scelta è già un giudizio. Mi spiego? Ecco perché per noi è importante il testo. L'avvenimento non è importante, ma è importante
come il testo lo narra, perché nel come io trovo la valutazione. Ok? Per questo motivo non basta riassumere ciò che il testo dice, ma bisogna leggere il testo che cosa per davvero dice. E allora facciamo questa fatica. Nel secondo anno del suo regno, Nabucodonosor fece un sogno e il suo animo ne fu tanto agitato da non poter più dormire. Allora il re ordinò che fossero chiamati i maghi, gli astrologi, gli incantatori e i caldei a spiegargli i sogni. Questi vennero e si presentarono al re. Egli disse loro: «Ho fatto un sogno e il mio animo è tormentato per trovarne la spiegazione». I caldei risposero al re: «Re, vivi per sempre. Racconta il sogno ai tuoi servi e noi te ne daremo la spiegazione». Rispose il re ai caldei: «Questa è la mia decisione. Se voi non mi rivelate il sogno e la sua spiegazione, sarete fatti a pezzi e le vostre case saranno ridotte in letamai». Il metodo israeliano di buttare giù le case dei veri o presunti attentatori, capite da dove viene? Se invece mi rivelerete il sogno e me ne darete la spiegazione, riceverete da me doni, regali e grandi onori. Ditemi dunque il sogno e la sua spiegazione. Essi replicarono: «Esponga il re il sogno, i suoi servi, noi ne daremo la spiegazione». Rispose il re: «Comprendo bene che voi volete guadagnare tempo, perché avete inteso la mia decisione. Se non mi dite qual era il mio sogno, una sola sarà la vostra sorte. Vi siete messi d'accordo per darmi risposte astute e false in attesa che le circostanze si mutino. Perciò ditemi il sogno e io saprò che voi siete in grado di darmene anche la spiegazione». I caldei risposero davanti al re: «Non c'è nessuno al mondo che possa soddisfare la richiesta del re. Difatti, nessun re, per quanto potente e grande, ha mai domandato una cosa simile ad un mago, indovino o caldeo. La richiesta del re è tanto difficile che nessuno ne può dare al re la risposta, se non gli dèi, la cui dimora è lontano dagli uomini». Allora il re, acceso di furore, ordinò che tutti i saggi di Babilonia fossero messi a morte. Il decreto fu pubblicato e già i saggi venivano uccisi. Anche Daniele e i suoi compagni erano ricercati per essere messi a morte. Ma Daniele rivolse parole piene di saggezza e di prudenza ad Arioch, capo delle guardie del re, che stava per uccidere i saggi di Babilonia, e disse ad Arioch, ufficiale del re: «Perché il re ha emanato un decreto così severo?» Arioch ne spiegò il motivo a Daniele. Egli allora entrò dal re e pregò che gli si concedesse tempo. Egli avrebbe dato la spiegazione dei sogni al re. Poi Daniele andò a casa e narrò la cosa ai suoi compagni, Anania, Misaele e Azaria. Ed essi implorarono misericordia dal Dio del cielo riguardo a questo mistero, perché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte insieme con tutti gli altri saggi di Babilonia. Allora il mistero fu svelato a Daniele in una visione notturna. Perciò Daniele benedisse il Dio del cielo. Sia benedetto il nome di Dio di secolo in secolo, perché a lui appartengono la sapienza e la potenza. Egli alterna tempi e stagioni, depone i re e li innalza, concede la sapienza ai saggi e agli intelligenti il sapere. Svela cose profonde e occulte e sa quel che è celato nelle tenebre, e presso di lui è la luce. Gloria e lode a te, Dio dei miei padri, che mi hai concesso la sapienza e la forza, mi hai manifestato ciò che ti abbiamo domandato e ci hai illustrato la richiesta del re». Allora Daniele si recò da Arioch, al quale il re aveva affidato l'incarico di uccidere i saggi di Babilonia, e presentatosi gli disse: «Non uccidere i saggi di Babilonia, ma conducimi dal re, e io gli farò conoscere la spiegazione del sogno». Arioch condusse in fretta Daniele alla presenza del re, e gli disse: «Ho trovato un uomo fra i giudei deportati, il quale farà conoscere al re la spiegazione del sogno».
Il re allora disse allora a Daniele, chiamato Baldassar, puoi tu davvero liberarmi il sogno che ho fatto e darmene la spiegazione? Daniele davanti al re rispose, il mistero di cui il re chiede la spiegazione non può essere spiegato né da saggi, né da astrologi, né da maghi, né da indovini. Ma c'è un Dio nel cielo che svela i misteri, ed egli ha rivelato al re Nabucodonosor quel che avverrà al finire dei giorni. Ecco dunque qual era il tuo sogno e le visioni che sono passate per la tua mente mentre dormivi nel tuo letto. O re, i pensieri che ti sono venuti mentre eri a letto riguardano il futuro. Colui che svela i misteri ha voluto svelarti ciò che dovrà avvenire. Se a me è stato svelato questo mistero, non è perché io possieda una sapienza superiore a tutti i viventi, ma perché ne sia data la spiegazione al re e tu possa conoscere i pensieri del tuo cuore. Tu stavi osservando, re, ed ecco una statua enorme, di straordinario splendore, si ergeva davanti a te con terribile aspetto. Aveva la testa d'oro puro, il petto e le braccia d'argento, il ventre e le cosce di bronzo, le gambe di ferro e i piedi in parte di ferro e in parte di crete. Mentre stavi guardando, una pietra si staccò dal monte, ma non per mano di uomo, e andò a battere contro i piedi della statua che erano di ferro e di argilla, e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via senza lasciar traccia, mentre la pietra, che aveva colpito la statua, divenne una grande montagna che riempì tutta quella regione. Questo è il sogno. Ora ne daremo la spiegazione al re. Tu, re, sei il re dei re. A te il Dio del cielo ha concesso il regno, la potenza, la forza e la gloria. A te ha concesso il dominio sui figli dell'uomo, sugli animali selvatici, sugli uccelli del cielo. Tu li domini tutti. Tu sei la testa d'oro. Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo. Poi un terzo regno, quello di bronzo, che dominerà su tutta la terra. Vi sarà poi un quarto regno, duro come il ferro spezza e frantuma tutto, così quel regno spezzerà e frantumerà tutto. Come hai visto, i piedi e le dita erano in parte di argilla da vasaio e in parte di ferro. Ciò significa che il regno sarà diviso, ma avrà la durezza del ferro unito all'argilla. Se le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte di argilla, ciò significa che una parte del regno sarà forte e l'altra fragile. Il fatto di aver visto il ferro mescolato all'argilla significa che le due parti si uniranno per via di matrimoni, ma non potranno diventare una cosa sola, come il ferro non si amalgama con l'argilla. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e non sarà trasmesso ad altro popolo. Stritolerà e annienterà tutti gli altri regni, mentre esso durerà per sempre. Questo significa quella pietra che tu hai visto staccarsi dal monte, non per mano di uomo, che ha stritolato il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il Dio grande ha rivelato al re quello che verrà da questo tempo in poi. Il sogno è vero e degno di fede nella spiegazione. Allora il re Nabucodonosor piegò la faccia a terra, si prostrò davanti a Daniele e ordinò che gli offrissero sacrifici e incensi. Quindi, rivolto a Daniele, gli disse, «Certo, il vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei re, è il rivelatore dei misteri, perché tu hai potuto svelare questo mistero». Il re esaltò Daniele e gli fece molti preziosi regali. Lo costituì governatore di tutta la provincia di Babilonia e capo di tutti i saggi di Babilonia. Su richiesta di Daniele, il re fece amministratori della provincia di Babilonia Sedrach, Mesach e Abednego. Daniele rimase alla corte del re. Una marea di parole. Io vi ho raccontato il tutto in 2 minuti, mentre qui per leggerne ne abbiamo impiegati parecchi. Come ci si orienta?
Se voi aveste una matita o una penna, vi sarebbe facilitato il discorso. Se non ce l'avete, pazienza. Andiamo alla linea 23. Alla linea 23 io vi mostro che cosa? Gli elementi di struttura del testo. In questo caso, se voi notate, la struttura non è perfetta come abbiamo visto altre volte, dove abbiamo o una struttura concentrica o una struttura parallelistica. Questo tipo di analisi è un pizzichino più grezzo, perché altrimenti avremmo perso tutta la mattinata per trovare la struttura e non è questo il nostro obiettivo. Ma potete notare comunque alcuni elementi. Se voi vedete dalla linea 23 alla linea 26, continuamente viene ripetuto sogno, sognare, oppure spiegare, spiegazione. E sono fondamentalmente questi due vocaboli o questi due concetti sempre associati. Ciò avviene per ben 4 volte dal versetto 1 al versetto 9. Poi, improvvisamente, questa coppia, chiamiamola così, di concetti scompare. E dal versetto 12 fino al versetto 26 domina invece l'abbinamento Daniele e saggi di Babilonia.